Sabato mattina ci siamo alzati un po' assonnati, un po' stanchi, però contenti. Siamo andati in Santa Maria degli Angeli, abbiamo salutato Assisi per l'ultima volta, il Vescovo di Assisi è venuto a salutarci e in quella messa ci siamo dati appuntamento a Loreto sapendo che non tutti ci saremmo incrociati. Siamo arrivati alla spianata e voi avete visto molte immagini sulle televisioni, sui canali nazionali, avete visto molte cose di quello che è successo tra il pomeriggio del sabato e la domenica mattina. I ragazzi si sono incontrati, si sono salutati, la nostra diocesi a nome della Lombardia ha fatto l'accoglienza ai giovani italiani e poi c'è stata l'attesa del Papa, il momento dell'accoglienza sua, la veglia, la festa serale, la messa della mattina. Noi cercheremo di consegnarvi le immagini prese un po' qua e là dei ragazzi sulla spianata, dei ragazzi bergamaschi in particolare. Altre immagini le avete già viste, altre immagini forse le rivedrete nei prossimi mesi. Anche lì portiamo a casa con un senso di riconoscenza e di gioia il fatto di aver incontrato tanti altri giovani e la Chiesa italiana rappresentata dal Papa, dai suoi vescovi, ma anche dalle tante persone che erano lì per vivere un'esperienza di comunione. Andate controcorrente, non ascoltate le voci interessate e svadenti che oggi da molti parti propagandano modelli di vita improntati all'arroganza e alla violenza, alla prepotenza e al successo ad ogni costo. All'apparire e all'avere a scapito dell'essere, di quanti messaggi che vi giungono soprattutto attraverso i mass media voi siete destinatari. Siate vigilanti, siate critici, non andate dietro all'onda prodotta da queste potenti azioni di persuasione.
abbiate paura di apparire diversi e di venire criticati per ciò che può sembrare perdente o fuori moda. I vostri coetanei, ma anche gli adulti, e specialmente coloro che sembrano più lontani dalla mentalità e dai valori del Vangelo, hanno un profondo bisogno di vedere qualcuno che osi vivere secondo la pienezza di umanità manifestata da Gesù Cristo. Siamo arrivati alla fine di questo nostro piccolo viaggio. Ci sarebbero tante cose da dire, ma probabilmente le cose più belle, più vere, ve le hanno raccontate i vostri giovani, ritornando nelle comunità e nelle famiglie. Sono le cose che volevamo vedere, sono le cose che ci aspettavamo che accadessero, che i ragazzi facessero esperienza forte, che i ragazzi incontrassero la Chiesa, la ritrovassero un po', che attraverso la figura di un santo come Francesco i ragazzi fossero provocati rispetto alla loro vita quotidiana. Di tutto questo noi siamo contenti, vorremmo dire grazie, dovremmo dire grazie a tantissime persone. Diciamo grazie al Vescovo che ci ha accompagnati, diciamo grazie a tutte le persone che hanno fatto qualche cosa perché tutto questo potesse succedere e fosse bello. Ma diciamo grazie soprattutto a questi giovani che ci hanno testimoniato ancora una volta una grande voglia di vivere, una grande passione per la vita, per le persone, per le relazioni. Speriamo di ritrovarci, ma speriamo di ritrovarci dentro la storia delle nostre comunità e delle nostre famiglie. Sappiamo che lì poi si gioca tutto quello che dentro un pellegrinaggio ciascuno di noi va a cercare. Diciamo grazie ancora a tutti. E vi salutiamo di cuore.